Benvenuto, bentornate sul mio canale. Come avete visto dal titolo, oggi vi mostro come realizzare queste sembrano complicate ma in realtà molto semplici tip, molto effetto natalizio, ecco, molto maglioncini natalizi, tartan, ecco, quelle cosine lì. Quindi se siete interessate, seguite il video fino alla fine, io vi mando un grande grande bacio. Eccoci qui, allora, appunto, come prima cosa, dopo aver opacizzato la mia tip, inizio a stendere a monocolore il rosso. Anche qua, ragazze, spazio tantissimo la tonalità che più volete, che più desiderate, quella che vi fa più Natale a voi. Nel tempo che la tip è in lampada, ragazze, vi mostro già che io ho preparato i miei colori. Quello che ci serve appunto è il nero diluito con il sigillante, l'oro e il bianco, sono i tre colori fondamentali oltre comunque alla base che noi abbiamo di fondo. Adesso vi mostro subito. Allora, tip uscita, non sigillo, non faccio nulla per ora. Utilizzo il liner, prelevo appunto il nero che ho creato, molto trasparente, molto velato, ecco, e vado a creare delle righe in diagonale. Decidiamo noi lo spessore, quanto più vogliamo. È importante, ragazze, cercare di farle abbastanza dritte, quindi cercate sempre di girare la tip o la mano della cliente a vostro favore. Trovatevi sempre comode nel lavorare. Ne vado a fare una, due o tre a vostro piacere, più o meno grandi. Per esempio, io questa volta le vado ad ingrandire un pochino, quindi le faccio più cicciotte, ne vado a fare due, una qua e una un pochino più in alto. Sono andata in lampada, ho polimerizzato, adesso sempre con lo stesso colore, quindi il sigillante con nero, vado a creare due righe al contrario. Ovviamente l'inclinazione, ragazze, la decidiamo noi, come più ci piace. Sono andata in lampada a polimerizzare, adesso vado con un pennello sottile a crearne altre, però ovviamente più fini. Quindi ne vado a fare una qui, quando si tratta di fare linee lunghe, di utilizzare pennelli come questo, quindi che siano lunghi, di modo da aiutarvi già a fare la linea. Più sarà corto il pennello, più avrete difficoltà, ecco. Ne vado a fare un'altra di qua. Ho sigillato con il Velvet Matte Top senza dispersione della Global Fashion, l'ho lasciato in lampada 60 secondi. Adesso, ragazzi, andiamo a lavorare in superficie. L'oro fondamentale, una cosa fondamentale, ragazzi, è che l'oro e il bianco siano senza dispersione, perché appunto andando a lavorare in superficie non andremo più a sigillare e quindi non dobbiamo avere più la dispersione, ok? Sempre col pennellino lungo vado a crearmi le mie linee. Allora, posso iniziare dall'oro o posso iniziare dal bianco, come volete voi. Io inizio dal bianco perché l'oro è un prodotto un pochino più, il mio oro è un prodotto un pochino più, diciamo, pastoso, quindi mi fa un po' di spessore. Se vado sopra col bianco si vedrebbe la gobbetta, mentre il bianco è molto fine. Allora, qua ci vuole un pochino di precisione perché dobbiamo andare appunto a fare delle linee. Quindi, sempre pennellino lungo. Parto da lato, a lato, e cerco di fare una bella linea. Vado a seguire sempre la trama che comunque abbiamo fatto, ragazze. Quindi in base ai quadratini che abbiamo noi neri, andiamo a fare le linee. Sono andata in lampada e una volta uscita vado a crearmi invece adesso le lineette color oro.
Anche in questo caso vado a seguire molto la trama che già ho sotto, di modo da non andare storta, o comunque se già lo sono andata lo seguo, ok? Non mi raddrizzo adesso, perché altrimenti non ha senso. Dobbiamo andare proprio a seguire già la base del disegno che abbiamo sotto. Vedete, le vado a fare un pochino più spesse, cerco sempre con l'oro di metterlo in lampada ogni volta, è molto pigmentato e vi consiglio, anche qualche secondo per andare a bloccarlo, vi consiglio anche a voi di fare lo stesso procedimento, di modo anche, soprattutto se non siete molto pratiche con le linee, se sbagliate ragazze torno lì, con un pad imbevuto, un pochino di cleaner possiamo andare a correggere tutto. Voilà, una volta polimerizzata, questa qui è l'unghietta finita. Adesso ve ne mostro un'altra, in questo caso invece come base andremo a mettere un bel verdone scuro, ok? Anche qui ripeto, i colori possono essere assolutamente quelli che più vi piacciono e che più volete, non c'è alcuna restrizione, io vado a usare questi colori perché secondo me fanno tanto Natale, i maglioni, il tartan, sono principalmente fatti con questo colore, ma sempre a vostro piacimento. Tutta la lampada con il pennello liner di Passione Unghie ed il nero che abbiamo sempre creato, quindi sempre solito, il principio è sempre uguale ragazze. Vado a creare, semplicemente cambiano gli spessori e il modo in cui noi andiamo a creare le linee, ok? Quindi in questo caso vado a ricreare linee che sono molto più sottili. Vedete, le faccio molto più sottili. Polimerizzate queste linee, vado col pennello fine a crearne delle altre molto più sottili. Ne farò due che corrono dritte. Così. Una volta polimerizzate le linee, esattamente come con l'altro, vado a sigillare con il top matte della Global Fashion. Nel frattempo che top polimerizza, io, vedete, mi sono preparata il mio bianco con il solito pennello lungo, questo qui di Bonpretti, e vado sopra il top a crearmi le linee. Procedo come prima, quindi usando prima il bianco. Allora, ne vado a fare una qui che costeggia quella piccolina. Adesso invece le vado a creare in questo, sotto a questa strisciolina che abbiamo creato. Il bianco, ragazzi, è il paint, e un'altra subito sotto, quindi verso la fine. Vado a rendere un pochino più spessa la fine, perché vedete che terminando la linea lo spessore cambia, perché comunque il colore va a terminare. Adesso ho girato la tippa perché le vado a ricreare sopra. La vado a fare appena sotto qua. Ok, sono anche già andata in lampada. Adesso, come per ogni tip, con l'oro vado a creare le ultime righe, le più grandine. Faccio quella più spessa, quindi deve essere anche abbastanza visibile, bella grandina, ragazze. Qua di fianco a quella bianca che già avevamo fatto. Ho fatto anche sotto le due più sottili, penso che si riescano a vedere, e ne vado a fare una sola invece qua sopra, quindi non ne farò due come ho fatto sotto, e questa sarà anche più spessa rispetto alle altre che sono stata più sottile. Ok,
Eccola qua ragazze, questa qui è l'altra tip finita. Ve le mostro quindi tutte quante insieme, le quattro tip, e quindi ragazze noi possiamo andare a realizzare tantissimi effetti, qualsiasi effetto ne vogliamo. Appunto, avete visto che il procedimento è sempre lo stesso. Quindi ragazzi, io vi ringrazio come sempre, se siete arrivate fino a qua mettete un like, commentatemi giù nei commenti se vi piace, vi mando come sempre un grande bacio, ci vediamo al prossimo video.